Scusate, scusate, devo dire una cosa, perché il teatro da quant'è che viene diretto? Da 19 anni che ho diretto il teatro. Ora ho passato il testimone alla signora Spampani, Alma. Però guardate, in questi anni abbiamo fatto tante belle cosine, francamente, e anche agli industri, quando allora agli industri si pagava un po' meno, e allora c'era la possibilità di andare, ora c'è quasi precluso, ma insomma cercheremo di farlo lo stesso. E abbiamo fatto Acqua Cheta, Nozze di Sangue, addirittura una cosa piuttosto corposa, e ora bisogna che lo dica, e vorrei vedervi tutti Gallina Vecchia, di Novelli. La Gallina Vecchia, c'est moi, sono io, sì. E la regista è Alma Spampani, però ci sono anche altri, e c'è per esempio il sorbista, che è il nostro Gerardo, ma c'è anche il signor Angelo. Sì, non ci sono tanti attori, ma insomma siamo 6 o 7. Sì, pochi elementi. E quindi il teatro, devo dire, come anche le gite le abbiamo fatte tantissime, perché siamo andati persino a Praga, a Budapest, in Sicilia 2 volte, in Puglia 2 volte, in Campania, a Milano, ne abbiamo fatte tante, ma queste sono durate anche 2 giorni, ma poi abbiamo fatto quelle di un giorno soltanto, abbinando con la professoressa Mazzanti l'attività teatrale, teatro, con visita a musei e cose varie. Quindi voglio dire, abbiamo cercato nel nostro limite, nelle nostre possibilità, di dare vivacità all'Uni3, ma certamente questo sì, mettendo tutta la nostra passione. E io direi, se la Claudia ricorda un po' di me, un po' di passione, un po' d'amore, vero Claudia? Vi ringrazio. Sì, certamente, quindi questa, dice giustamente, questa interdisciplinarità, perché si cerca di collegare il teatro con il coro, e allora c'è una che canta nel coro, una certa Laura, sì, e poi anche Sarino Luppino, che è un ingegnere, che suona la fisarmonica, perciò un tutto armonioso. Vi prego di partecipare. Numerosi. E numerosi. Grazie di tutto.